questo fenomeno può cambiare, e questo è difficile dirlo adesso, può cambiare come è successo nell'82-84, cioè che va a diminuire nel tempo, ma potrebbe anche incrementarsi, dobbiamo essere pronti anche a questo. Un incontro pubblico nell'aula della municipalità di Bagnoli sul fenomeno del bradisismo ha messo a confronto i cittadini dell'area flegrea con alcuni fra i principali esperti e responsabili istituzionali che si stanno occupando del fenomeno. Ai dubbi e alle preoccupazioni della popolazione hanno risposto fra gli altri il professor Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, e l'ingegnere Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile. Con questo tasso di isolamento dobbiamo aspettarci altri terremoti anche simili a questi, anche di magnitudo leggermente maggiore, ma ovviamente la deformazione della crosta e i terremoti sono due fenomeni strettamente connessi. L'importante è spiegare bene che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che è vulcanico, che è quello del piano storico dell'evacuazione dei campi flegrei con la zona rossa e la zona gialla, e a questo ci sono i fenomeni bradisismici che insomma si sono intensificati a iniziare da settembre-ottobre dell'anno scorso in maniera particolare, in maniera più sentita. Una nuova immagine del sottosuolo fino alla profondità di 6 km è stata ottenuta grazie ad un metodo innovativo di tomografia sismica basato sui fenomeni avvenuti fra il 1982 e il 2022. Lo studio è stato realizzato dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. Il massimo raggiunto è stato 4,2, eravamo alla fine dell'anno scorso, fine settembre, 4,2 è stato il massimo degli ultimi 40 anni. Io spero di non vedere, però è possibile anche che avvengano terremoti un po' più grandi di questo, di magnitudo leggermente maggiore, ma stiamo parlando sempre di magnitudo medie, non di magnitudo alte. Magnitudo medie che sono abbastanza tipiche di questo territorio, molto simile alle magnitudo massime anche osservato nell'82. 84 durante l'altra crisi bradisismica. C'è necessità di migliorare la comunicazione e anche la ricezione nei fenomeni, cioè spesso si confonde il fenomeno vulcanico con quello bradisismico, le scosse rispetto all'eruzione, cioè si usano, come dire, termini che spesso in maniera, come dire, non particolarmente cauta o scientifica. Ci sono, ripeto, due fenomeni che sono collegati certamente, ma che sono in uno stato allo stato, diciamo, delle conoscenze differenti, e quindi far spiegare alle persone che vivono in un'area vulcanica, perché poi insomma non è che quest'area è vulcanica da adesso, quindi è noto, e bisogna prendere coscienza, aumentare la consapevolezza dei rischi dove si vive. Fra le attività pianificate per questa crisi bradisismica vi sono la classificazione di dettaglio del suolo in base alla risposta alle sollecitazioni, detta microzonazione, l'analisi di vulnerabilità degli edifici privati e pubblici, un più intenso monitoraggio dei fenomeni naturali e varie iniziative di comunicazione per i cittadini. L'elemento fondamentale è prevenzione, informazione corretta, sapere che ci sono decine di persone che lavorano con questo obiettivo specifico, di lavorare sia sul monitoraggio ma anche sulla sicurezza del territorio. Questo è l'elemento più importante. Il capo della Protezione Civile non può che dire: certo, bisogna costruire meno e bisogna costruire meglio ai campi flegrei come del resto d'Italia. Nello specifico il sisma bonus è uno strumento economico finanziario, è una valutazione che ovviamente non è solo tecnica, è una valutazione, come dire, più ampia. Potrebbe essere uno strumento, ma la valutazione degli strumenti ovviamente non sono in mano alla parte tecnica, diciamo, del paese.